Ciao a tutti, oggi prepareremo la crema mascarpone per il tiramisù. Come faccio? Gli ingredienti per fare il tiramisù sono 4 uova, 4 cucchiai di zucchero, 500 g di mascarpone, i savoiardi e il caffè da far raffreddare alla fine. Adesso prepareremo il caffè. Ci serve dell'acqua che ho già qua. Bisogna mettere la caffettiera dentro. Prendiamo del caffè e iniziamo a metterlo dentro. Adesso inizieremo a preparare la crema mascarpone. Allora, abbiamo bisogno del bianco e di un pizzico di sale. E dello sbattitore. Versiamo il bianco nella ciotola e poi ci aggiungiamo un pizzico di sale. Adesso devi montare la neve. Una volta montata la neve, passiamo al rosso. Aiutandoci con la tua spatola. Pio. E adesso verseremo anche lo zucchero. E adesso gli metteremo qualche cucchiaino di zucchero. Batteremo anche il rosso. Adesso, una volta montato il rosso con lo zucchero, metteremo dentro 500 g di mascarpone. A schiacciarlo perché sennò sfizza dappertutto. Adesso dovremo andare a mettere il bianco. Verseremo la schiuma nel contenuto qua, però non useremo lo sbattitore perché sennò le bollicine si romperanno. Mescolarlo dall'alto verso il basso. Adesso inizieremo a comporre il tiramisù. Allora, prendiamo questa, mettiamo un po' di crema sul fondo. Adesso metteremo il savoiardo. Dobbiamo prendere il savoiardo, pucciarlo, tirarlo e metterlo. Una volta ricoperto con i savoiardi, andremo a ricoprire con dell'altra crema. Una volta sfornata tutta la crema, lo metteremo in frigo. Prima di servirlo, dovrete fare una piccola spolverata, o meno quanto ne volete, di cacao. Ciao!